È stato davvero un terribile temporale! È bello vedere che c'è di nuovo il sole! Oh cielo! Venite, vi faremo di nuovo splendere nel nostro autolavaggio! E tu quello hai il coraggio di chiamarlo autolavaggio? È inutile, non potrai mai competere con il mio! Io posso far splendere qualsiasi veicolo meglio di te! Sei all'altezza della sfida, Jacko? Oh! Ma certo! Sembra una sfida divertente! Che ne dici? Noi puliremo Fiona e tu invece pulirai Bobby! Oh. Siete pronti, meccanici? Tu sei pronta, Fiona? Signor Weasel, buona fortuna! Non mi serve la fortuna per pulire questo fango! Forza, entra, Bobby! Credo che aumenterò la potenza. Oh cielo, non sembra un bel rumore. No, 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 sei solo una sciocca macchina. Non preoccuparti, Bobby. Vieni qui, faremo del nostro meglio per toglierti quell'olio. Sì, ce l'abbiamo fatta! Vieni qui, signor Weasel! Ti asciughiamo noi! No, ti ringrazio! Bravi, ottimo lavoro, meccanici! Ora sono di nuovo tutti puliti e profumati! Anche il signor Weasel! Non mi sento tanto bene! Oh, cielo! Oggi Carrie il bus deve fare la manutenzione! Potete pensarci voi, meccanici. Cos'era quel rumore? È tutto ok? Mi sento un po' meglio ora. Sembra che i meccanici abbiano tutto sotto controllo. Bel lavoro, bravi!
Bentornati all'officina di Geco. Stiamo facendo un controllo a Bobby il bus. Abbiamo quasi finito. Aspetta! Meccanici! Io sono ancora quassù! Bobby! Bobby! Oh cielo, non riesci a sentirmi! Meccanici! Presto! Fate qualcosa! Gran bella idea, meccanici! Se solo riuscissi a... Oh! Mancato! E adesso? Oh! Oh! Bella trovata, Gialla! Mi hai salvato la vita! È tutto ok, Bobby! Non lo sapevi e nessuno si è fatto male! Grazie per il vostro aiuto, meccanici! Ah, come farei senza di voi! Ciao! Oh, ciao a tutti! Io e Blu stiamo andando a prendere un albero di Natale per l'officina! È Bobby il bus! È bloccato! Questa cioccolata calda ti scalderà! Non preoccuparti, Bobby! Presto sarai di nuovo libero! Così non va bene! Sganciaci, Blu! Dobbiamo provare qualcos'altro! Oh no! Ora anche Tilly è bloccata nella neve! Oh, caro Blu, ora siamo bloccati anche noi. Non essere triste, Blu. Qualcuno ci aiuterà. Intanto questa cioccolata calda ci scalderà. Oh! Guarda! La cioccolata calda ha sciolto la neve! Ho avuto un'idea. Sì, funziona! Arriviamo, Bobby! È tutto a posto, Bobby! Ma ora che cosa ne facciamo di questo albero caduto? E buon Natale a tutti voi! Andiamo, meccanici! Tocca a Fiona l'autopompa oggi! Wow! Sono Weasel la donnola, proprietario del nuovo Le ruote di Weasel. Totale automazione per una veloce riparazione. Salve, signor Weasel! Io sono Geco! Oh! Oh, ecco il mio primo cliente! Non ce n'è per nessuno! Le ruote di Weasel è il numero uno! Ci vediamo, Rana! Oh. Il mio nome è Geco! Bene, Fiorella! Non ci vorrà molto!
Non sono sicuro con quale pulsante si avvii il servizio. Oh! Premendoli tutti, qualcosa accadrà! Alla prossima, Felicity! È stato davvero veloce! Oh, cielo! Non sembra stare bene! Oh. Vieni, Fiona! Diamo un'occhiata! Ah, ecco il problema! Weasel era così preso da fare le cose di fretta che ha messo del sapone nel tuo serbatoio dell'olio! Fatto, abbiamo risolto il problema. Ora Fiona corre senza più bolle. Sono certo di aver premuto il pulsante giusto. Ops! Ci vediamo presto all'officina di Geco. Ciao! Blu! Blu! Ma dove sei? Ciao a tutti! Oggi lavoriamo all'esterno, perché la scala di Fiona è bloccata! Non si allunga! Oh. Meglio controllare anche le tue gomme, Fiona! Oh, Blu! Qualcuno mi prende il crick, per favore? Molto bene, Rosso! Prendo la mia chiave inglese! Per mille robot salterini! Non preoccuparti, Rosso! Ti tireremo giù in qualche modo! Verde, gialla, prendete la coperta! Ho avuto un'idea! Rosso, quando dico salta giù, tu salti giù, d'accordo? Salta giù! Oh! Blu, è il momento di essere un eroe! Pronto, Blu? 3, 2, 1, via! Hai risolto tutto, Blu! Evviva, sei il nostro supereroe! Forza, supermeccanici! Ora finiamo la riparazione di Fiona! Ci rivediamo molto presto! Ciao! Ecco fatto, Eric! Va meglio adesso? Oh, cos'era quello? Oh, è Max il Monster Truck! Non dovrebbe giocare qui! I cantieri edili sono molto pericolosi! Oh, guardate quanti pasticci sta combinando! Benzina! Dobbiamo tirarlo fuori prima che il cemento si solidifichi! Veloci, meccanici! Prendete una tanica di benzina! Oh, oh cielo! Il cemento diventerà duro in meno di un minuto! Ah, come posso fare a portare questa tanica di benzina fino a Max? Oh, Eric fa da ponte! Il cemento si è quasi solidificato!
Vai, Max, vai! Sembra che Max abbia imparato la lezione! Grazie, Max! Un'altra emergenza è risolta! Alla prossima volta! Ciao! Ciao a tutti! È il compleanno di Verde e ci stiamo preparando per la festa in spiaggia! Uh-huh! Preso! Sono palloncini ad elio! Fluttuano verso l'alto! Ah, è già tutto pronto! Aspettiamo solo che Fiona l'autopompa porti la torta di compleanno di Verde! Oh, attenzione, Fiona! Non guidare! Sulla sabbia bagnata! Svelta! La marea si sta alzando! In qualche modo ti tireremo fuori, Fiona! Possiamo sollevarla grazie ai tuoi palloncini, Verde! So che adori i tuoi palloncini, ma Fiona ne ha davvero bisogno! Possiamo usarli, Verde? Oh, ha funzionato! Ha funzionato! Oh, ha funzionato anche troppo! Sta volando via! Sì, ci sono! Su! Su, meccanici! Ottimo lavoro, meccanici! Ed ecco che arriva anche il resto degli invitati! Sono felice che siate venuti tutti! Grazie per aver condiviso i tuoi palloncini! E buon compleanno, Verde! Evviva! Ma cosa sarà mai successo qui? Ho reso Vicky il furgoncino dei gelati più veloce del mondo! Ma è partita a razzo ancora prima di darmi un gelato! Oh, bisogna fermare Vicky prima che causi ancora altri danni! Eccola che arriva! Pronto, Blu? E così adesso darà a lui il mio gelato! Io odio i razzi! Andiamo, meccanici! Vediamo se Weasel sta bene! Ci vediamo presto! Ciao! Forza, Verde! Carichiamo tutta questa roba vecchia su Tilly! Ops! Scusa, Gialla!
Il vecchio divano deve andare alla discarica. Non possiamo tenerlo. C'è tutta la famiglia Camion! Mamma Camion, mamma Riciclo e Camioncina! Povera Camioncina, è stato un atterraggio duro! Se solo ci fosse un modo per renderlo più morbido! Eh? Oh, cosa c'è, mamma? Hai avuto un'idea? Camioncina, dovresti atterrare sul morbido stavolta. Non c'è di che, Camioncina. Oh, grazie, mamma Riciclo. È sempre bello creare qualcosa di nuovo usando qualcosa di vecchio. Bel lavoro, meccanici! Ora la nostra officina è bella pulita! Oh! Sembra che stia arrivando un cliente! È la famiglia Camion! Mamma Camion, mamma Riciclo e Camioncina! Che non sembra molto felice! Un dentino traballante? Niente di cui preoccuparsi, Camioncina! Quando ti cadrà, potrai metterlo sotto il cuscino e al tuo risveglio troverai una moneta d'oro! Oh no! Camioncina ha starnutito via il suo dentino traballante! Oh, non preoccuparti, noi lo troveremo! Su, su, meccanici! Spiacente, Verde. Quello non è un dentino. Sta attenta, Gialla. Abbiamo cercato per tutta l'officina e non c'è traccia del dentino di Camioncina da nessuna parte. Oh! Aspettate un attimo! C'è un posto dove non abbiamo guardato ed è nello spolverino di blu! Ecco qua, Camioncina! Ora va a casa e mettilo sotto il tuo cuscino. E noi ci vediamo presto per altre elettrizzanti avventure all'officina di Jaco! Ciao! Ah, è così bello stare in vacanza! Io adoro il campeggio! Oh, la fiamma si è abbassata! Gialla, prenderesti altra legna, per favore? È il momento di una storia! Credo che il libro delle storie sia nella roulotte, Verde! Grazie, Gialla! Aspetta un momento! Quelli sono i blocchi delle ruote! Il che significa... Presto! Dobbiamo fermare la roulotte! Oh!
esserci un modo per riuscire a fermarla! Ah! Grazie, verde! Ah! Emergenza finita! Sì, verde, è l'ora della storia adesso! Ci vediamo presto! Ciao! Ah, ma che bella giornata di sole! Cosa sarà mai quello? Wow! Con questo gonfiabile gigante vedranno la mia officina da chilometri di distanza! Ah! Chi sarà mai ho da fare io? Max? Hai bisogno di gonfiare le gomme? E va bene! Un attimo! Il signor Weasel non sta usando l'aria per gonfiare le gomme di Max! Sta usando l'elio del gonfiabile! Il che significa... Non preoccuparti, Max! Sto arrivando! Per mille bulloni svitati! Come sarebbe colpa mia? Oh, niente paura, Max! Penseremo a qualcosa! Max! Se tolgo un po' di elio dalle tue gomme, possiamo scendere come una mongolfiera! Ci sono, Max! Verso l'officina! Ecco fatto, Max! Sei come nuovo! Gliela farò vedere io a quel geco una volta che il mio gonfiabile sarà pronto! Siamo quasi all'officina, meccanici! Qualcuno sta lasciando rifiuti lungo la strada! Ce ne sono tantissimi! E mamma riciclo non sembra contenta! Andiamo! Se seguiamo la scia, scopriamo chi li sta lasciando! La scia va a sinistra! È Dylan! Il camion dei rifiuti! Con il portellone rotto sta perdendo i rifiuti! Ma la musica è così alta che non se ne accorge! Amici, bisogna abbassare il volume della musica! Risolviamo la situazione con il riciclaggio! Utilizzare le cose usate è un vantaggio! Dylan! Dylan! Il tuo portellone è rotto! Ma non preoccuparti, lo aggiusterò io! Mentre mamma riciclo e i meccanici smistano i rifiuti! Oh, ecco fatto! Come va la raccolta differenziata? Noi ci vediamo presto per altre avventure all'officina di Geco!
strano. Ehi, ciao a tutti! Bentornati all'officina di Geco. Oggi è una giornata tranquilla. Stiamo facendo le pulizie di primavera. Ah! Che cosa sarà mai questo rumore? Bobby il bus, non sembri stare bene. Andiamo, facciamo subito un controllo. Oh cielo, Bobby non sta per niente bene. Vediamo se riusciamo a capire cosa non va. Forse il radiatore ha bisogno d'acqua. Svelti, svelti, meccanici! Ai! No! Queste non sono stelle. Aspetta un momento. Povero Bobby, ha una perdita d'olio. L'olio serve a far girare bene il motore. Adesso la ripariamo. Abbiamo trovato il problema, niente paura. C'è una perdita di olio dalla tubatura. Verde salderà il danno in pochi istanti, con tante scintille molto brillanti. E un bel cerottino terrà pulita la tua bua. Urrà! Bel lavoro, Blu! Bel lavoro, Verde! Adesso ti senti meglio, Bobby? Un altro cliente soddisfatto! È tutto per oggi! Ci vediamo la prossima volta all'officina di Geco! Ciao! Ehi, ciao a tutti! Sono Geco! È una splendida giornata di sole! Così ho pensato di osservare un po' gli uccellini! Oh, guardate! Ci sono i gemelli! Barry e Carrie! Oh no! Barry ha avuto un incidente! Presto, meccanici! Andiamo ad aiutarlo! Su, su, Tildy carro attrezzi! Preoccuparti, Barry! Ti tiriamo subito fuori da lì! Blu! E adesso facciamo subito un controllo! Ma che strano! Il tuo motore non parte! Ah, Carrie è venuta a incoraggiare Barry. Davvero adorabile. Achiu! Sapevo che c'era qualcosa che non andava. Questo pesciolino deve essersi incastrato nella marmitta di Barry. Ecco perché il motore non partiva. È bello quando c'è il supporto degli amici. Ci può aiutare a guarire molto più in fretta. Il pesciolino è sano e salvo adesso. I suoi amici dovevano essere molto preoccupati. Bene quel che finisce bene. Ci vediamo presto! Ciao! Oh! Ehi, ciao a tutti! Vicky, il furgoncino dei gelati deve essere riparata. Stiamo giusto finendo gli ultimi ritocchi. Grazie, Gialla! Per favore, mi porti un cacciavite? Attenti, meccanici! Quel tubo contiene aria fredda come il ghiaccio! È così che Vicky congela i suoi gelati! Oh! Gialla! Non toccare quel pulsante! Oh!
Grazie, meccanici! Mi avete salvato! Adesso finiamo di riparare Dippy. Grazie, Vicky! Ciao a tutti! È il momento di ridipingere l'insegna, meccanici! Blu, puoi andare a prendere la vernice verde e salire insieme a Gialla sul tetto? Oh, cielo! Fiona ha preso una botta sul paraurti! Forza, vieni dentro e ripariamolo! Verde, abbiamo bisogno della colla extra forte, per favore! Verde. Oh, blu e gialla devono aver preso la colla. Presto, rosso, sali subito sul tetto. Oh, povero rosso. Dovremo salire sul tetto in un altro modo. Oh, cielo! Che situazione appiccicosa. Dobbiamo liberarvi da lì prima che la colla si asciughi. Fiona, possiamo usare il tuo tubo, per favore? Non preoccupatevi, meccanici, presto sarete liberi! Ottimo lavoro, meccanici! Io e Fiona sembriamo entrambi nuovi di zecca! Benvenuti alla grande corsa, dove io, Wilbur T. Weasel, dimostrerò di essere il meccanico migliore e più veloce della città con il mio turbo potente Monster Truck! Sta tranquilla, Tilly! Non ci serve un motore speciale per vincere! Tu non mi hai mai deluso prima d'ora! Molto bene, Jacko! La gara avrà inizio quando quella luce diventerà verde! Pronti? Partenza! Via! Vai, vai, Tilly, vai! Non vedo l'ora di ricevere la scintillante medaglia del vincitore! Starà benissimo con il mio scintillante orologio! Bravissima, Tilly! Calma e decisa! Attivare la turbopotenza! Non fermarti! Dobbiamo correre a salvarli, Tilly! Oh, stiamo affondando! Oh, aiuto! Non preoccuparti, signor Weasel! Ti tireremo subito fuori da lì! Oh. Ecco, suppongo che tu abbia vinto onestamente, Jacko. Ma la prossima volta sarò io il vincitore della gara. L'officina di Jacko vi aspetta per nuove avventure. Ciao, ciao! Oh, sei arrivato un po' in anticipo? No! Meccanici! Eric è molto impaziente di essere riparato! Coraggio, dormiglioni! Dovreste essere pieni di energia, vi siete ricaricati tutta la notte! Forza, iniziamo a riparare Eric, così potrà ripartire!
Non capisco che cosa gli prenda oggi. Oh? Oh, hai ragione, Eric! La loro stazione di ricarica non era attaccata. Non c'è da meravigliarsi che siano stanchi. Su, coraggio, dormiglioni! È ora di ricaricarsi! Oh, scacco matto! Sì! Ok, meccanici, le vostre batterie sono di nuovo cariche! Quindi, mettetevi tutti al lavoro! Abbiamo finito! Ciao, ci vediamo presto, amici, qui all'officina di Geco! Ecco fatto, Eric! Adesso il tuo braccio è tornato come nuovo! Meccanici, cosa state facendo? Oh, ho capito! State cercando il tesoro dei pirati! Ahoy, bravi marinai! Oh, che cos'era questo rumore? Oh, Eric ha trovato qualcosa! Forse è proprio un tesoro sepolto! Oh, gialla! Anche se questo non è oro, non significa che non sia comunque un tesoro! Ciao Max, ciao Molly. Ah, la giostra girello non gira più. Tranquilla Molly, la faremo girare di nuovo. Guardate, c'è la famiglia Camion. Ciao, camioncina! Ti serve aiuto per far volare l'aquilone? Forse mi è venuta in mente un'idea! Meccanici, ci serve un po' di olio e una chiave inglese! Molto bene, meccanici! Ora spingete! Vediamo se ho avuto una buona idea.
Siete pronti, meccanici? Fate piano questa volta! Funziona! Ottimo lavoro, meccanici! Ah, bene! Si stanno divertendo tutti! Ora, Max! Oh, che cos'è questo rumore super fastidioso? Ottimo atterraggio, Max! Quelle nuove molle di sospensione ti hanno aiutato ad atterrare dolcemente! Non ci sarà bisogno del piano di riserva, giusto, Rosso? Ora devo solo fare un ultimissimo ritocco! Anche tu vorresti essere come tuo fratello, vero, Molly? Resta qui! Arrivo! Ti monterò delle molle di sospensione di gran lunga migliori di quelle di Geco. Sta a vedere! Ho quasi fatto, Max! Ma che succede? Salta più in alto di quanto mi aspettassi! Oh no! Molly sta saltando un po' troppo! Dobbiamo fermarla subito! Presto, Rosso, il piano di riserva! Sei pronto, Rosso? Adesso attiviamo il piano di riserva! Ora va tutto bene, Molly! So che volevi solo essere come tuo fratello maggiore! Sistemiamo quelle molle, va bene? Molly! Geco crede di poter montare delle molle migliori della mia. Queste nuove molle ti faranno atterrare come si deve. Ci vediamo presto, Molly! Ora puoi andare a divertirti. Una buca laggiù! Chiederò al camion dei rifiuti Dylan e a Eric l'escavatore di ripararla! Oh, accidenti! Sembra che l'autobus Bobby sia nei guai! Per tutti i bulloni! Ha avuto un incidente! Tiriamolo fuori, Tilly! Non preoccuparti, Bobby! Ti rimetteremo a nuovo e tornerai presto in strada! Porte dell'officina, apritevi a tutta velocità! Dobbiamo aiutare un amico in difficoltà! Dobbiamo scoprire qual è il problema. Per prima cosa controlleremo i tuoi occhi. Tocca a voi, meccanici! Non è questo, i tuoi occhi ci vedono bene. Controlliamo le tue ruote! Sembra che neanche le tue ruote siano il problema. Finalmente ho capito! Hai un semiasse piegato! Non preoccuparti, te lo aggiusteremo in un batter d'occhio! Adesso riuscirai ad andare dritto! Il tuo asse è tornato come nuovo! Sono felice di aver risolto il tuo problema! È così bello poter aiutare gli amici! Per tutti i cacciaviti a croce, meccanici! La porta dell'officina è incastrata per bene! Sei stata tu, Tilly? Guardate! È Trevor il trattore! Sembra che ti serva il nostro aiuto! Seguimi! Per tutti i bulloni! Ho capito qual è il problema di Trevor! Dobbiamo aggiustare i tuoi ingranaggi!
Meccanici, ho bisogno che mi portiate un po' di olio e... la chiave inglese extra large di nonna Geco! C'è bisogno di muscoli super forti per sollevare questa chiave inglese! Ah, fatto! Così va molto meglio! Per fortuna è stato semplice aggiustarli! Metti in moto, Trevor! Hai bisogno di forti ingranaggi per trainare tutto quel peso! Forse Trevor potrebbe aiutarci con la nostra porta! Tirate, amici! Evviva! Ottimo lavoro di squadra! Ci vediamo presto, Trevor! Ciao! Ciao a tutti! Io sono Geco! È un giorno davvero speciale oggi! È la prima visita di Camioncina alla nostra officina! Quindi le abbiamo organizzato un extra super speciale benvenuto da Geco! Ciao, Camioncina! Sei un po' nervosa? Va tutto bene! Sei in buone mani! Vero, meccanici? Camioncina! Aspetta! Oh no! Abbiamo fatto spaventare Camioncina! Non preoccuparti, mamma Camion! Noi la troveremo! Presto, meccanici! Dobbiamo trovare Camioncina! Oh, povera Camioncina! Dove potrebbe essere? Ti stai nascondendo, Camioncina? È perché sei nervosa, eh? Sai una cosa? Anch'io lo sono. È la tua prima volta all'officina. Vogliamo che la tua visita sia super speciale. Scusa se prima ti abbiamo spaventata, ma lo prometto. Ci prenderemo extra super cura di te. Che ne dici, va bene? Le porte dell'officina si aprono in velocità. È ora di aiutare... un veicolo in difficoltà! Ti auguro una felice giornata, Camioncina! Sei stata molto coraggiosa! Non c'è di che, Camioncina. Grazie mille per averci fatto visita oggi all'officina di Geco. Ciao! Cosa? Fiona l'autopompa! Qual è il problema? La tua manichetta non funziona? Diamo subito un'occhiata! Non preoccuparti, Fiona! Ti aggiustiamo in un baleno! Prendo la mia chiave inglese migliore! Oh.
Cosa? Venite, meccanici! Datemi una mano, forza! Va tutto bene, Gialla? Beh, direi che il problema ora è risolto. Grazie per essere venuta all'officina di Gecko, Fiona. Ciao! Ciao a tutti! Bentornati all'officina di Gecko! C'è molto fango quest'oggi, quindi stiamo preparando l'autolavaggio. Guardate! Sta arrivando camioncina per essere pulita ben bene! Ehi, ciao, camioncina! Lasciami indovinare perché sei venuta! Splish, splash e splosh! Acqua e spazzolone sono in funzione! Così non va bene! Sei ancora tutta sporca! Eh? Ma certo! Non l'abbiamo riempito con il sapone! Non si può pulire perfettamente senza sapone! E adesso che il carico di sapone è pronto, leviamo tutto il fango di torno! Ma che strano! I rulli avrebbero dovuto togliere le bolle di sapone! Sì, ci sono! Camioncina è ancora troppo piccolina per essere raggiunta dai rulli! L'autolavaggio ha funzionato! E ora camioncina è pulita e splendente! Saluti a tutti da Gecko! Ciao!